Siamo qui con Rosario Maiella, attaccante del Città di Nocera, in vista della partita con le Bolidana. Rosario, partita non affatto facile, ricordiamo l'andata, c'è stata una sonora sconfitta, anche se da quella sconfitta poi c'è stato un nuovo punto di partenza e si è arrivato fino ad oggi. Ah, magari hai detto tutto tu, è stato per noi un punto di partenza, è stato dove ci sia stata quella scossa che magari ci ha portato a fare un percorso bellissimo fino ad oggi, e non abbiamo intenzione di fermarci e abbiamo una gran voglia di continuare su questo binario. Ecco, appunto, forse per qualcuno è un po' insolito giocare il giovedì, non per voi perché comunque siete abituati con la Coppa, come ha detto anche Davide sabato a Massalubrense, quindi diciamo la voglia di giocare è tanta e si vede anche durante gli allenamenti. No, come ti dicevo prima, da quando c'è stato questo punto di partenza per noi non esiste più né la domenica né il martedì, ormai abbiamo una mentalità che siamo pronti a tutto e siamo pronti a giocarci alla pari con gli altri con le stesse armi, se non di più, perché siamo consapevoli che comunque oggi abbiamo delle certezze e non abbiamo voglia di fermarci e di continuare, ecco, sempre a puntare al massimo del risultato, che sia di martedì durante gli allenamenti che sia la domenica durante il campionato. Ecco, domanda un po' più sul personale: come sta Rosario Maiella? Abbiamo visto che in allenamento comunque stai dando davvero il 100%, se non il 1000%. No, quando è iniziato il nuovo percorso credo che fino ad oggi abbiamo pensato solo a lavorare tutti quanti insieme per un unico obiettivo, e chi scenderà in campo dall'inizio oppure chi entrerà a partita in corso anche solo per 5 minuti darà sempre tutto se stesso, quindi sono pronto a questo e niente, quello che ci interessa è solo la vittoria. Ecco, ultima domanda, poi ti lasciamo andare via, forse questa pioggia può dare qualche problema in più, che comunque sappiamo che San Francesco quando è bagnato non è molto praticabile, ecco. Ma guarda, ormai abbiamo una mentalità che anche la pioggia noi cercheremo di trasformarla in una bellissima giornata, quindi siamo pronti a tutto come ti dicevo prima, e qualunque sia per noi l'avversario sarà comunque per noi sempre come se fosse la migliore squadra di tutta l'Europa, quindi abbiamo un unico obiettivo che è quello della vittoria di partita dopo partita, come magari ne mancano 4, ma come ti dicevo prima è iniziato tutto proprio dalla sconfitta di Eboli, quindi non vogliamo fermarci e continuiamo su questa strada.